Secondo voi, come si risolverà l'intreccio tra Asuka, Charlotte, Bianca, Io e Bayley? Con io Shirai, io Sky campionessa. Ah, tu dici che ci sarà l'incasso? Può essere. Non Io me so, è lo auguro. un bel casino, no, sono cinque. A parte Bayley, che io non la considero, perché è solo una spalla di Io, secondo me. Se ne ho già parlato di recente, se non sbaglio. Però per me Io è quella che ne esce meglio fra tre che litigano. Ecco, lei ha sempre il fattore sorpresa, se ritorna a parlare della valigetta. Questa è una situazione secondo me molto, molto interessante e divertente anche perché intanto c'è Bayley che è una totale incognita, anche sfortunatamente per l'infortunio, e ancora non sappiamo se è una cosa seria o no, ma dovrebbe mancare veramente poco a saperlo, quindi Esatto. staremo a vedere, perché se Bayley fosse della partita, lei della partita ha il diritto di esserci perché si è presa un big boot da Charlotte improvviso. Quindi Bayley, volendo, può avere il gancio per entrare in questa contesa. A me piacerebbe che facessero, e anche tanto che non si vedano queste robe, un fatal four way per il titolo, senza Io, ma con Bayley dentro. E a quel punto può essere veramente divertente perché Bayley potrebbe anche vincere lo sto match nella confusione. E poi c'è Io con la valigetta e lì se ne possono vedere delle belle. Altrimenti, se vogliono andare sul safe, più safe in questo senso, potrebbero fare un triple threat tra Asuka, Charlotte e Bianca con Io da spettatrice e Bayley come o aiutante o guastafeste. Quindi anche lì è intrigante anche questa. Però io qui da fan mi viene da sperare che mi piacerebbe di più la versione 1 del mio fantawrestling, ovvero Fatal 4-Way con Bayley dentro, Bayley che porta via sto titolo nella confusione e poi rivalità con Io Sky. Ecco, quello sarebbe secondo me la cosa che a me piacerebbe di più. Però dipende tutto dall'infortunio di Bayley, tutto dipende da quello. Perché se anche solo dovesse star ferma un paio di mesi, e un paio di mesi sarebbe anche andata abbastanza bene perché insomma tocchi il ginocchio non lo sai mai, però un paio di mesi in questo momento vorrebbe dire che deve star ferma, Ah, e quindi comunque precisiamo, non è il ginocchio che si è spaccata l'altro l'altro. Cioè, guarda, da un che lato cosa bella. meglio, da un lato No, meglio. io pensavo, guarda, che cosa ganza, che Bailey si è infortunata a tutti e due i ginocchi, anche io, è la mia wrestler preferita, e anche a me mi è capitato. E te Lei si è guarda, fatto l'ha fatto per alterni, lei se ne è solidarietà, fatto alterni, fa lei se ne è fatto uno. Poi io me ne sono fatti insieme, poi ho retto a lei, di nuovo. esatto. Siete tornati in pareggio. Allora, io parlo sinceramente, il cuore mi dice Asuka, perché è la mia wrestler preferita, quindi io vorrei che vincesse Asuka. Esatto, ma anche io non posso La... No, parlare di cuore, capito? ok, però ma io sono ancora più ci sta, di incasinato. cuore, anch'io sono Io sono ancora sempre più un po' di incasinato perché cuore, io Sky, appunto, sapete, è la mia seconda wrestler eh. È preferita. lì un problema. La testa a me dice Bianca, ma più che altro perché così smetto di essere assillato completamente da mia figlia. Solo per questa cosa qui. Che No, schifo. Che schifo. la... Eh? No, che schifo. Dai, per favore, Bianca Belair, basta. Sì, anche... No, a parte gli scherzi. A me piacerebbe in uno scenario, tra virgolette, perfetto, Bayley permettendo, se sta bene tutto, ovviamente lo speriamo, che vinca Bayley, che si faccia l'incontro a quattro, come dice il Fiend, magari anche a eliminazione, che è una cosa che non si vede mai, però lo farei a eliminazione, che vinca Bayley e che poi io incassi su Bayley. Per poi avere questa completa rottura delle damage control, ecco. È lo scenario che mi piacerebbe che si intrecciasse, ecco. A me un'altra rivalità che piacerebbe vedere uscire da tutta questa confusione, ma è difficile perché non so come ci si può arrivare, sarebbe di vedere Io Sky contro Asuka. Però Anche. non so però come arrivarci, ecco, perché dovrebbe mantenere Asuka e io poi incasso la valigetta e è finita, cioè un rematch, però è finita.
Sì, se, può incastrarsi solo se io vince, c'è un rematch. Esatto, cioè più di lì non vedo, capito? Mi piacerebbe una bella rivalità tra le due, che ne so, con anche 3-4 match, perché queste due sul ring, cioè, Ma posso potrebbe anche essere farla uno ora così, spettacolo. magari. Ma posso anche farla una con la Sì, in valigetta? teoria sì, Beh, però. Fiend. Adesso vai, scusami, dopo ti No, dico. ho finito, cioè, non lo so come fare, cioè. Arrivare a 3-4 match tra loro due, cioè un conto è uno con la rivincita, buono, no, cioè l'incasso, poi c'è la rivincita di Asuka, è finito. E se no, cioè la rivalità quella lunga, seria, magari che ne so, di 3 pay per view, quindi 2 mesi, 3 mesi, e con diversi match, non la vedo in questo momento, però mi piacerebbe. Beh, un esempio che stai facendo te può essere la rivalità che c'è stata tra CM Punk e Jeff Hardy. Benissimo. Anche lì nato dall'incasso di Punk, però ha prodotto 2-3 match molto Sì, belli, ecco. potrebbe Quindi essere una lo cosa del puoi genere. comunque fare. No, io non voglio perdermi Charlotte, a parte gli scherzi, Charlotte Bianca lo voglio vedere. Quindi da questa cosa a 4 a 5 io voglio Charlotte contro Bianca. Charlotte Bianca, secondo me, potrebbe essere uno di quei classici match che potrebbero non avere, cioè dovrebbero provare a trovare la maniera di farglielo fare senza titolo. Senza capriole. Senza capriole, soprattutto, però io proverei anche una volta a farlo senza titolo in palio, cioè una cosa proprio di, sì. cioè la super, qui veramente sono più forte e te meno, mi va bene, mi va bene, cioè io sono la East, io sono la Queen, ne deve rimanere una, a me mi va benissimo che non ci siano titoli in palio, una cosa del E se genere, rimane Charlotte è meglio. perché no, vabbè, lì poi facciano loro, nel senso, però ecco, a livello di match potrebbe uscire sicuramente qualcosa di eccezionale, però lascerei stare le cinture ora in una zona un pochino più anche sperimentale, no? A vedere magari tornare una Bayley campionessa, una Io Sky che diventa per la prima volta campionessa nel main roster, che comunque anche loro sono fenomenali in ring come Asuka, cioè queste tutte e cinque, questi nomi che ha scritto Brock, sono fenomenali, cioè qui non vedo un incrocio dove non può uscire un buon match. Comunque, se ti prendi due a caso tra queste cinque, può essere il match della serata. Quindi, bella situazione, divertente questa situazione, dai. Diciamo, per far contenti tutti, creiamo Asuka contro io con la cintura e Charlotte contro Bianca senza le cinture. Così siamo Sarebbe, contenti forse sarebbe la tutti. via giusta, sì.